Amici sportivi di Telecapri, siamo al padiglione 5 e al padiglione 6 alla Mostra d'Oltremare, dove è in pieno svolgimento il torneo di judo relativo alle Universiadi, che un torneo che veramente sta vincendo tutti ed è chiara la capacità organizzativa che Napoli ha dimostrato in questi eventi. Insieme a me c'è il responsabile del judo campano, ma soprattutto il responsabile di tutto quello che sta avvenendo qui. Un incarico avuto non molto tempo fa, in pochissimo tempo ha dovuto riempire tutti gli spazi che erano rimasti vuoti da certe cose. Naturalmente Bruno Di Santo. Buongiorno a tutti, il presidente federale Domenico Falcone mi ha onorato di nominarmi delegato nazionale federale per l'organizzazione di questa Universiadi, che è la seconda gara per importanza al mondo dopo le Olimpiadi, per cui è un evento planetario. Infatti la presenza alle Universiadi sono 100 nazioni. Nel judo ne abbiamo 60 presenti, il tasso tecnico è abbastanza alto, la squadra italiana è fatta di giovani che si faranno sicuramente nel tempo, si faranno valere. Ma quello che ci tenevo a dire è che abbiamo dimostrato che come judo campano non solo siamo bravi, i nostri atleti sono bravi e vincono mondiali, partecipano alle Olimpiadi, ma tutto lo staff dirigenziale è anche capace di organizzare una manifestazione planetaria, e quindi la capacità gestionale e dirigenziale combinata con la capacità dei nostri tecnici fa sì che la Campania possa essere leader in Italia. Ed è un fatto molto importante, perché diciamo la eco che si sta avendo da questo torneo di judo veramente è notevole. Io ho avuto modo di parlare con tanta gente proveniente da tutte le regioni d'Italia e sono rimasti tutti molto sorpresi per quanto riguarda l'organizzazione, la bellezza dell'impianto, che vorrei ricordare a tutti quanti di voi era un padiglione fieristico. Ci siamo inventati un palazzetto dello sport straordinario. Ma se venivate solo 15 giorni fa era avuto, quindi in 15 giorni, diciamo, con tutta anche l'appoggio dell'ARU e dello establishment regionale, si è riusciti a fare questo. Chiaramente si può fare meglio, intanto si è fatto, e il livello organizzativo, diciamo, che non è olimpico, ma ci siamo, manca solo qualche cosina. Grazie a Bruno Di Santo. Grazie a voi, grazie a Telecapri. Continuiamo questo giro di interviste, naturalmente intervistando quello che nel judo italiano è il numero uno, il vicepresidente di settore responsabile del judo nazionale. Da poco tempo, ma poco tempo l'incarico, però è da tanto tempo che era consigliere nazionale, quindi espertissimo di tutto quello che accade nel mondo del judo. Allora, questo torneo straordinario per organizzazione, per partecipazione, veramente segna un momento importante per il judo italiano. La dimostrazione che oltre ad essere competitivo a livello mondiale sul piano agonistico, è competitivo anche sul piano organizzativo e possiamo organizzare qualsiasi cosa ad alto livello. Qualsiasi cosa, guarda, l'immagine è fantastica. L'immagine di un'organizzazione perfetta, perché da la location proprio è da Olimpiadi. D'altronde queste sono le Olimpiadi universitarie, però penso che noi in questo modo qua stiamo dando una dimostrazione di veramente di essere i numeri uno in tutto.
anche se però siamo i numeri uno, se vogliamo, con l'impegno e col cuore riusciamo a fare sempre tutto e facciamo sempre tutto bene. Senza fare retorica, noi italiani siamo capaci di fare tutto, purché ci mettiamo insieme e lo facciamo. E infatti basta mettere da parte quelle che sono le nostre discussioni continue, però se riusciamo a coordinarci facciamo sempre tutto bene e questa è la dimostrazione che oggi stiamo facendo tutto bene. Da un nulla, da un capannone si è creato una situazione surreale, un campionato veramente Universiadi che può essere paragonato a una gara proprio di altissimo prestigio. Vorrei ricordare ai nostri amici telespettatori che questo padiglione è la fiera della nautica, la fiera della casa, cioè non c'era niente, ci siamo inventati tutto questo in una maniera straordinaria. E questo, 15 giorni. 15 giorni. La cosa che a me fa più piacere è soprattutto che abbiamo dimostrato che noi del Sud Italia, perché noi siamo del Sud Italia, siamo capaci, quando vogliamo naturalmente, di essere competitivi sotto ogni aspetto. Sicuramente siamo competitivi veramente sotto tutti gli aspetti e non siamo secondi a nessuno. siamo di parte. Però i fatti però dimostrano, riusciamo noi col nostro carattere, il proprio carattere, genialità, sud, la prontezza a coinvolgere tutti, nord, sud. L'Italia è sempre coinvolta perché il cuore nostro ci porta a essere sempre più compatti. Viva il judo, viva l'Italia, viva l'Italia. Ancora due ospiti d'eccezione. Alla mia destra c'è Claudio Nasti, che è responsabile dell'area VIP e quindi essendo lui un maestro di judo brillante, capace di tessere relazioni, è stato messo al punto giusto. Dall'altro lato c'è Yuri Piccirillo, che è il deus ex machina di questa organizzazione. Sta qui da tanto tempo a studiare cosa fare, ad avere rapporti con tanta gente, tante aziende, insomma è un po' stressato. Però ormai siamo in dirittura finale e sta riprendendo colorito. Allora Yuri, comincio da te. Sì, insomma, senza offese per Claudio. No, non ti preoccupare, non si offende nessuno. Allora comincio da te, perché nessuno meglio di te può raccontarci, diciamo, ciò che è accaduto. Ecco. La storia è lunga. Comunque, salve a tutti. No, è stata una grandissima esperienza, è stato un lavoro, un percorso lungo, faticoso, e abbiamo dovuto risolvere tantissimi problemi, però ecco, io lo dico sempre, il napoletano si fa secco ma non muore, quindi lo staff quasi completamente napoletano è riuscito a ovviare a qualsiasi problema, quindi siamo riusciti, ecco, a risolvere lo stesso e a organizzare questo grande evento, perché alla fine siamo riusciti a creare un grande evento e quindi anche il maestro sa bene quante difficoltà e qual è stato il percorso, ecco, per arrivare a questo. Comunque la mia più grande soddisfazione non è stato questo, creare questo, ma è stato soprattutto avvicinare, dare la possibilità ai ragazzi, alle famiglie, di avvicinare, di portare allo sport, di mostrare lo sport mondiale nella nostra città. E questo è una cosa bellissima, che ti fa onore, è veramente, il fatto che tu l'abbia citato è un fatto veramente importante. Io vorrei approfittare di questa situazione e oltre a quello che tu hai detto c'è anche, come dicevo prima, l'aspetto della rappresentanza, di come qui entra in gioco Claudio Nasti, il nostro Claudio Nasti, che un vecchio maestro, vecchio atleta, è sempre un carattere brillante che nessuno come lui poteva assumere questa responsabilità, avere a che fare con tante personalità, metterle a proprio agio, e lui con il sorriso, con la battuta, è riuscito a fare questo in maniera egregia. Il team organizzativo delle Universiadi è come un puzzle
nel senso che ognuno di noi, diciamo, doveva assolvere a dei compiti. Siamo partiti tutti a lavorare, insomma, in quella che era l'organizzazione, a fare fronte a tutti gli imprevisti quotidiani che si sono presentati, e ci siamo divisi, diciamo, quelle che erano le funzioni. Questa è una funzione importante, abbiamo avuto la presenza di diverse personalità a livello istituzionale, abbiamo avuto il Presidente Falcone che è venuto personalmente, è stato 2 giorni con noi, e anche questo significa aggregazione, riportare tutto il gruppo della famiglia sportiva insieme, uniti da una tradizione e una vecchia amicizia, insomma. Quindi non abbiamo fatto altro che accogliere gli amici. Gli amici, ecco. Guerrino De Patria è uno dei responsabili maggiori qui dell'arbitraggio in Italia. Una gara internazionale, una gara, un torneo veramente straordinario, quello che sta avvenendo qui alle Universiadi. Un giudizio su tutto l'operato arbitrale, come sta andando? Vedo che non è successa nessuna contestazione, insomma sta andando tutto per il meglio, almeno a quanto pare. No, beh, il livello arbitrale è sicuramente elevato e quindi... ma oltretutto l'organizzazione, tutto lo staff che è dietro le quinte, che noi non vediamo, sta operando nel migliore dei modi, pertanto il tutto non può che andare per il verso giusto. E, devo fare i complimenti a Napoli perché ha organizzato un evento eccezionale, è anche in una struttura molto accogliente e pertanto... E il resto lo stanno facendo gli atleti che, diciamo, sono loro i veri protagonisti e stanno dando uno spettacolo eccezionale a questa città e insomma in tutto il mondo. E continuiamo così, incrociamo le dita e speriamo che vada tutto bene. No, ma voglio dire, poi al di là di tutto questo, credo che il judo italiano abbia dimostrato, al di là dell'aspetto tecnico, la capacità che ha nell'organizzare eventi di questo tipo. Assolutamente sì, ma soprattutto siamo anche confortati da dei risultati eccezionali, basta guardare, insomma, gli ultimi risultati del campionato italiano cadetti, per cui andiamo avanti così e speriamo, insomma, che il tutto possa poi arrivare alle Olimpiadi e avere il successo che già abbiamo avuto a Rio, pertanto speriamo che sia di buon auspicio questo, no? Ottimo auspicio. Ecco qua, non poteva mancare Raffaele Parlati, che è uno dei maestri che naturalmente sta portando avanti non solo il judo campano ma il judo nazionale con i suoi atleti, veramente la sua palestra è diventata una fucina di campioni e questo grazie naturalmente alla sua capacità didattica, al suo entusiasmo, al suo entourage che veramente sta portando risultati straordinari. Allora, sul piano tecnico questa Universiade che cosa ti sta dicendo? Guarda, è un'Universiade che pensavo che il livello non era altissimo, no? Perché essendo universitari, sai, giovani, invece ho visto che ci sono tantissimi atleti che poi anche ai mondiali, alle Olimpiadi hanno fatto bene. E quindi un livello è molto molto alto. La nostra nazionale chiaramente non è quella maggiore, per cui non stiamo facendo molto bene, ma questo... diciamo che è una nazionale propedeutica. Esatto, una nazionale di giovani, anche perché i nostri top sono impegnati nella qualificazione olimpica e quindi hanno tutte le energie riversate in questo obiettivo. Senti, tutti quanti che ho intervistato sono rimasti meravigliati dalla capacità organizzativa, da come è venuta, perché ricordo che qui era un capannone dove in genere fanno la fiera della casa, fanno la fiera della nautica. 15 giorni fa non c'era nulla, adesso esce fuori un palazzetto dello sport veramente dalla coreografia straordinaria.
tutti si stanno meravigliando di questo. No, ma era il caso di meravigliarsi. Noi abbiamo dimostrato tante volte quello che sappiamo fare sul piano organizzativo. Noi napoletani tiriamo sempre fuori l'asso dalla manica. Noi abbiamo veramente capacità che non voglio dire superiori agli altri, ma non abbiamo niente da invidiare ai più bravi, per cui non mi meraviglio di questa organizzazione. Oltre al palazzetto, io sto vedendo anche una città che è veramente bella, traffico ce n'è pochissimo, quindi speriamo di continuare su quest'onda delle universiadi. Tu hai detto non siamo né superiori né inferiori, ma io non sono troppo d'accordo. Noi in alcune cose siamo superiori. Superiori. Va bene, allora confermo questa tua idea. Grazie. Insieme al vicepresidente del settore judo Giovanni Strazzeri c'è il neo consigliere nazionale Bernardo Centracchio. Allora, le domande sono obbligate, insomma io credo che questa sia una soddisfazione enorme per tutto il judo nazionale a vedere un'organizzazione, una partecipazione e soprattutto il fatto che tutti ci siamo dati da fare perché questo evento avesse successo. Ma certamente per la Federazione Italiana avere un campionato del mondo universitario qui in Italia, a Napoli poi, la nostra città dove siamo nati anche io personalmente giuristicamente, sia un grande piacere, una grande gioia. Per me questa è la prima uscita che faccio da quando sono stato, ho sostituito purtroppo il dimissionario Gino Nasti, a cui vanno i miei saluti, e a tutto il judo italiano. Ringrazio della fiducia che mi è stato dato anche dal Presidente del nuovo Consiglio, quindi l'organizzazione è organizzata in una maniera veramente eccellente che fa onore al judo internazionale. Quindi sempre il discorso di prima, unità e naturalmente quando c'è unità, noi abbiamo, se abbiamo l'unità con l'intelligenza, con la capacità, la prontezza che abbiamo, siamo capaci di fare tutto quello che vogliamo, meglio degli altri e in maniera anche più veloce degli altri. Quindi dalla Mostra d'Oltremare di Napoli, dal padiglione 6 dove si sta svolgendo il torneo di judo dell'Universiadi, non mi resta altro che salutare tutti gli amici di Telecapri Sport e naturalmente ringrazio voi per la partecipazione. Grazie a voi. Grazie.